Salve a tutti navigatori del tubo, siamo qui su Pokémon Y, riprendiamo il nostro cammino, siamo gli MM, io sono MR e io MK, uno scioglilingua in pratica. Bene, lo dice lei? Allora, no, inizi lei. Ah sì, dice. Niente, comunque iniziamo come se... il volume, grazie, il volume. L'atmosfera. Pompa le casse. Bene, come sempre iniziamo... ringraziando delle pagine Facebook che ci stanno aiutando per crescere, appunto, sia sul canale YouTube che su Facebook, appunto. Vabbè, comunque incominciamo. Ringraziamo comunque Pokémoni, ecco, Lavender Town, Pokémon che passione, le avventure di Kespin e di Emolga, Tepig e il mio Magikarp è più figo di te. Poi ringraziamo anche Fuckarp, Mondo Pokémon, il mio Raichu sa usare in Crotuono, Pokémon Tainas Region, non mi viene mai questo, e poi la nostra unica passione, i Pokémon. Certo, grazie a tutti i gestori di queste pagine. Andiamo avanti, dovevamo tutto il giorno ringraziare. Qua dovevamo un po' di più alto, non si può anche al massimo. Allora abbassiamo. Attenzione comunque che arriva Ciccio Bello. Ciccio Panzo. Una mossa di danza? Guarda qui. Una mossa di danza? Ma quale pietra? Questa pietra. Questa pietra, la tiro in capo la pietra. Però. Sasso suggestivo. Che è molto utile per... tirarlo in testa ai ladri. Certo. Suggestivo, la faccio oggezione, quindi. La torre maestra, attenzione. Torre maestra, sì, meno male che non c'è la torre allievo, sennò porca miseria. Cioè, quella la stanno ancora costruendo per infatti. I più piccoli, certo. Dai, voglio star lì tre. Aspetta. Passeggiamo in bicicletta. Abbiamo rubato apposta al negozio. Certo. Manca solo che non la usiamo. Certo. Bene, qui troveremo... I piedi di Luca. Ah, certo. Di Luca. Di Luca, certo. Di Luca. Il nostro caro Luca. Lucazio. Che ci accompagna e ci accompagnerà anche nella nostra avventura. Bene, comunque prendiamo la... Come va? Ah, sì, è vero. Per noi no, però lo troveremo sempre, dico. Sì, bene, sì. Qui il comitato di accoglienza. Sì. Legga lei. Ma questo mi sta un po', perché quello a destra sembra una ragazza, ma in realtà è un tipo che è pelato, con le sopracciglia lunghe fino al culo, quindi... Lo sospettavo. Vabbè, c'è sempre quello che ti piglia dietro, sono la tua amica Brown, il Q. Vabbè, continuiamo, ragazzi. Ciao Brown, chi è questo signore? Che cazzo ne so io? Mo l'ho trovato. Io sono trovato, vedi, mo l'ho trovato, vedi. Tutto ha un senso. Tutto ha un prezzo. L'hai trovato tu? Diciamo di sì, va, chi ce ne... Ho trovato io, no, la sincerità, le bugie hanno le gambe corte. No, me l'hanno dato. E avrei insistito con dire sì. Ma però. È come se fosse stato lui a trovare, vaffanculo, no. Come cazzo fa a saperlo il vecchio che... Legge nei pensieri. Sa tutto. Sa agli tutto. Uccellini che glielo dico. Sì. Certo. Che gli vengono in bocca. Lui amante, esatto, poi si ingozza, se non va bene, si strozza, fa l'ingordizia. Allora, Ciccio Panzo c'ha quei capelli sopra, soltanto di lato non ce li ha i capelli. Chi? Ciccio Panzo, vedi, c'ha tre strisce. Beh, un uomo, è Simpson. Bene, Mamygame. Quella lì chi è, come si chiama? Shana. Certo. Visto che negli episodi scorsi ci sbagliamo sempre, una volta lo dico giusto. Ha ragione, un ultimo dice, ma anche lei però va veloce, ragazza, sì, gli Antaropoli, Froci, sì. Eccetera. Sì, certo, siamo informatissimi. Lo prendo dietro cantando. Vabbè ragazzi, lo sapete, insomma, il dialogo è sempre quello. Certo. Alla fine il dialogo è sempre quello, sì. Fai merenda con Girelli. Alla fine stiamo chiedendo, sapete, no, stiamo facendo delle indagini sulla mega evoluzione, quindi sì, stiamo cercando di capirne di più su questo fenomeno per conto del professor Platan. Ma sì, diciamo come uguale. Plantare, ma Platan è uguale, certo. Uguale, sì, sempre sotto ma sì. Lei va proprio a bomba, vedo. Io vado diretto. Non dobbiamo leggere un cazzo. No, dobbiamo solo fare questioni. Vedi, lui vuole completare il Pokédex. Questa qua, Serena.
Non restate che tu. Ah, certo, adesso stanno decidendo. Sì, praticamente chi vuole, diciamo, il mega bracciale. Il mega. No, cos'è? Il mega cerchio. Mega cerchio, mega cerchio. Che è un bracciale, diciamo, per far sì che i Pokémon possano mega evolversi. Certo, certo. Allora, io lo voglio. Lei lo vuole. E me lo prendo io. Certo. Come al solito, sempre noi che ce lo prendiamo. Vabbè, quello dipende dai punti di vista. Esatto. Bene, comunque adesso sfidiamo Serena. Serena. Sei pronto? Sì, sono pronto. Sono pronto, dammi il telefono che sono pronto. Certo. Imparo a usare la mega evoluzione e diventerò l'allenatrice più forte. Devo farlo anche per i Pokémon che hanno creduto in me. No, in me e mi hanno seguito fino a qui. Ah, fa la rima. E mi hanno seguito fino a qui. È un rap, è un rap. Io, basta vedervi. Bene, continuiamo. Vabbè, la squadra siete forti. Ma sarò io a vincere, sì, vincerò. Io. Prendi le scarpe e metti nel culo. Io. Bene, yeah, bene. Futuristico, yeah. Vai, surprise. Oh. Allora, parte la sfida con Serena, allenatrice. Serena, allenatrice, manda in campo un Messic, allenatrice. No. Cioè, lei non legge quando serve adesso. Avanti, Metang. Anche le virgole, bene. Glielo pigli dietro, Metang. Metang. Fai che tu c'hai d'acciaio, fagli vedere. E non il carattere. E non il attenzione. Carattere. Bene, poi. Non succede niente. No, non può agire perché ci ha schiaffeggiato. Cos'è che usa incrovoce? Da fastidio questa voce, ma a noi non ci fa niente. Certo, sì. Noi usiamo una cozzata Zen, anche se non ha molto effetto, però effettivamente un tanto po per scarso, rompere il ghiaccio. Ma sì, diciamo due parole, cioè. Lui incanta voce, no, perché vuole fuggire il codardo dal combattimento fugge, aperto. Fugge. E noi usiamo inseguimento, giusto? Non lo seguiamo perché lui fugge. Dai, abbiamo tolto già di più. Poi abbiamo pugno scarica, dai, usiamo pugno ma scarica. Sì, una scarica di pugni, certo. Badaboom! Niente, vabbè. Però vabbè, lui usa psicoraggio, tanto noi siamo anche di tipo psico. Io userei un altro pugno scarica, tanto siamo confusi, certo. Esatto. Ma tiro in testa pugno scarica, certo. Però forse possiamo attaccare col cazzo, vabbè. Esatto, col cazzo, sempre l'acciaio, ricordiamoci. Psicoraggio, vabbè, quindi lui non ci fa niente, molto bene. Dai, avanti Metan con quegli occhioni da stronzo. Ce la fa a prendere solo sempre. Vedi, ho detto che noi sempre dobbiamo prendere. Non c'è verso. Certo. Una volta che lo diamo. Continuiamo. Ce la fa adesso, sì. Ce l'ha fatta. Dai, adesso però crepa di nuovo. Adesso vabbè, questo era il suo scarso, quindi. Certo. Io adesso cambierei anche Pokémon. Sì, anch'io cambierei Pokémon. Lei con mette Absol. E noi mettiamo. Che cazzo mettiamo? Allora, io quasi metterei Snorlax. Ma sì. No, aspetta. Absol è tipo buio, se non mi sbaglio, quindi attacchino. No. Attenzione, un momento di panico. Una cazzata. Ah, ok. Dovrebbe ucciderlo, se non mi sbaglio. Chi? Snorlax. A Gigio. Absol. Ah sì. Se non mi sbaglio. Speriamo, vediamo. Perché di solito normale non ha effetto contro i tipo psico. E i tipo psico, cioè i tipo aspetto. Però. Vediamo, proviamo. Se non mi prende per il culo. Al limite. Vediamo. Colpo, attenzione. Non può agire. Colpi bassi. Usa un attacco rapido. Ah però. E noi usiamo forza. Ok, vedi che funziona. Funziona. Mi sembrava che funziona, vedi che funziona. Vabbè, ha funzionato di brutto. Certo. L'abbiamo mandato al cimitero degli Absol. Anche un bel Pokémon Absol. Vabbè, noi continuiamo con Snorlax tanto. Ma sì, dice. Tanto lui deve crescere. Cazzo, basta crescere. Ancora un po' di stabanza. Dopo Frogadier, cioè. È il nostro ninja, cioè nostro. Suo. Una volta era nostro. Lufu nostro. Cioè, ce l'abbiamo ancora. Cioè, perché io ho fatto degli scambi, ce quindi ce l'ho. Non mi ricordo. Bene, comunque. Adesso piange. No, non piangere, dai, piangere. Non piangere. Hai fatto a piangere. Ho fatto a piangere. Cazzo, la prossima volta metto. Oh, e brucio il culo. Bene. Non ce l'ho fatto, ho perso. Ho perso. Vabbè, ma anche lei mi faccia. Ma guarda che sopracciglia c'ha quello, ma. Chi? Quello. Ma perché sono sopracciglia? Sì. Ah però, complimenti. Bene. Più lunga dei miei piedi del culo. Allora, vedo che hai un Venusaur. L'ha scoperto adesso. Però sa tutto. No, questo. Ma lui. Lui o lei? Loro. Non vedo l'ora di scoprire che cosa è in grado di fare quando avrete ottenuto il potere della mega evoluzione. Quindi praticamente, come vabbè già sapevate, mega si può mega evolvere e i Visor. Venusaur, scusate. Beh, cioè, Venusaur, sembrava strano,
Bene, sono invitato come Mega Evolver, soltanto che cioè in base al Pokémon che sceglierete per primo. Sì. Vi diciamo dirà tipo se scegliete Charmander, il vostro già hai un Charizard, si può Mega Evolvere eccetera. Noi abbiamo tutte e tre, quindi certo. Però abbiamo preso Bulbasaur. Noi. Vabbè. Beh, d'accordo, vabbè, tagliamo corto perché sennò qui. Sì, beh. Comunque loro se ne vanno, intanto non c'è bisogno di essere gli osservatori, ecco. Vabbè, vale, se ormai sono tutti, vabbè, comunque. Ma lasciamo anche per oh, cazzo. Cosa? Cosa qua? Vabbè, non è cambiato nulla. I disastri, i disastri. Fantastico, questa avventura tutti insieme, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque adesso. E tanti cari saluti. Esatto. Adesso. Finito? Bene. Allora. La riguardiamo più lunga stavolta. Comunque. Usciamo. Ora dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Perché sennò troviamo il tipo. Che ci blocca. Che ci bloccherà e dirà. Tu che cazzo sei? Quindi noi dobbiamo andare adesso alla palestra. Esatto. O no? Mi sa di sì. Certo. Sì, i miei calcoli non sono errati, errando i calcoli in matematica c'avevo due, quindi i miei calcoli sono strerati. Io copiavo da lui, quindi non è che andavo da uno e mezzo. Bene, allora, entriamo alla palestra di la palestra Yandaroboli. Yandaroboli, senza il culo. Bene, sarà di tipo? Di tipo? Se lei non si ferma al tipo, non sappiamo di che tipo. Di lotta, tipo lotta, lotta. Lo dico io perché io sono il saggio della montagna. Allora, sì, questo se gli vai da dietro se ne accorge. Certo, giustamente. Davanti non se ne accorge. Davanti dice no, questo amico. Da dietro dice, questo però. Se mi segue da dietro. Peppino, attenzione. Usa un Puncham. Bel poco. Sì. Mi piace lei. Sì, è bello. Anche forte come tipo lotte. Sì. Allora. Si evolve poi in. Non mi ricordo il nome. Sì, vabbè, quello. Vabbè, comunque vabbè, il panda comunque che ho, sembra tipo. Un panda più grande, certo, con una giacchettina. Certo. Comunque è morto. Sì. Vabbè. Sì, dettagli. Perché i Pokémon tipo lotta sono deboli contro il tipo psico. Ah, è vero. E anche volante. Anche volante, certo. Noi giustamente non abbiamo tipo volante. A parte. Charizard che ha una mossa di tipo volante. Però noi vabbè, abbiamo intanto il nostro coso. Se non ce lo ammazzano, come farà ora? Esattamente. Avevamo un po' un tipo psico. Vabbè, lo cureremo perché sarà molto utile. E intanto anche revitalizzante ce l'abbiamo, sì? No? Sì, dovremmo averne ancora una decina. Non abbiamo tutto. Pikachu, attenzione. Io direi di usare Pikachu. Scelto Pikachu. Sicuro. Sono sicuro. È sicuro, bene, bene, bene. Sicuro. Credevo che non era sicuro. Sono sicuro. Bene, Machoke il prossimo. Devo. Vabbè, proviamo. Perché tanto sta per salire al 37, non volevo. E certo. Vabbè, se riusciamo, facciamo elettrococcola. Che almeno lo paralizziamo. Come diceva lei in qualche gameplay di sì. Prima. Quindi. Lui usa calcio basso perché. È una puttana troia, però. Ciao. Ti tattano. Certo. Ah, però. Ciao, era quasi morto, però siamo. Morti prima noi. Certo. Vabbè, tanto Pikachu non. Come tanto? Nel senso, non era un Pokémon super efficace in questa certo, cosa. Certo, ha ragione. Quindi, facciamo salire Snorlax al 36, dai. Ma sì. Salirà fino a quando cadrà. Distruggendo l'intera palestra. Non me la ricordavo così. Comunque è salito nel frattempo. Intanto sale, vedi che certo, vedi che adesso non c'è stato più uno scherzo. Rotolamento. Attenzione. Ma sì, dai. Io direi al posto di russare. Sì. Abbiamo anche riposo, forza e sono l'aria. Sono l'aria. Praticamente quando tipo a riposo usi sono l'aria che puoi usare un attacco. Certo. E puoi usarlo solo se stai dormendo. Sì. Se sei sveglio, giustamente. Cazzo, se sei sveglio, usi forza. Certo. Bene, comunque. Un pezzo sale. Questo qui è tipo la palestra dei Lego. Sì. Certo. Sale un pezzo alla volta. Bene, e. Troviamo. Lo prende di nuovo. Questo qua passeggia. Vedi sempre da dietro si deve prendere. Tranquillo, noi siamo tranquilli, no? Sei tu che devi agitarti perché devi. La vostra possenza. Certo. Comunque, non ho rivitalizzato. Lo stavo per dire adesso. Vabbè, abbiamo Snow. Abbiamo Snow, certo. Vedi, relax. Heracross, attenzione. Ci vuoi dire due paroline senza essere troppo.
di, come dire, allora era cross tipo con le Otto lotta, vabbè, lo conoscerete tutti per il cartone, è anche bello forte come Pokémon tipo lotta, come possiamo vedere adesso, porco Giuda. Ci ha fatto il cuos, il cuos, i grandi chiapponi ci ha fatto. Allora beh, mettiamo Charlie? No, chi ha messo? Venusaur, attenzione, vediamo che bello grosso, bello ciotto, c'ha una palma sul dorso, però sì, perché così mi metto io ogni tanto a prendere una bella maca, sì, freddo, sì. Sì, intanto freddo con queste giornate di sole affollate, affollate. Ci sono tanti soli affollati, bene, affanno seme, che cazzo fa? Allora, un seme che causa ansia viene piantato sul bersaglio, sì. Ne aumenta l'abilità insonnia e ne previene o rimuove il sonno. Bene, non ho capito un cazzo. Praticamente questo qua lancia un seme contro il nemico che sì. O previene il sonno oppure lo rimuove, ma non ha senso. E direi anche di lasciarla stare, continuiamo il nostro cammino. Dobbiamo, cioè, non ho capito il senso di esatto. Ancora sbagliato, mamma mia. Attenzione che sbaglia. Quando sbaglia lui non sbaglia mai, ma quando sbaglia. Allora, se voi avete, cioè, se voi volete spiegarci l'utilità di questa mossa, perché io sinceramente non ho capito perché prevenire il sonno a un Pokémon. A meno che ovviamente non usi riposo, che almeno provieni, però non. Vabbè, se uno aspetti. Se uno ti fa addormentare, lui usa quello. Ma lo lancia sul bersaglio. Dovrebbe essere più resistente, diciamo così. Ma lo lancia sul bersaglio. Ah. Cioè, nel senso, tu sei il cattivo, io ti prevengo il sonno. Ok, ho capito. Non lo so. Non ho capito. Vabbè. Scrivetecelo nei commenti. Scriveteci nei commenti, esatto. Un commento. Perché non sono riuscito a capirla questa. Come noi vi rispondiamo su alcune vostre indecisioni, adesso ricambiate al favore, no? Giusto? Aiutateci, come già state facendo molte volte. Certo, ci sottolineate tutte qualcosa che magari non diciamo. Perché è troppo scontato, è sempre stupido fuori, sottolineate. No, vabbè, comunque già, ringraziamo. Abbiamo sentito. Sì, abbiamo sentito. Vabbè, ringraziamo comunque, anche se sappiamo qualcosina. Scrivete tutto. Voi scrivete lo stesso, perché ci fa piacere che, anche se ci correggete, ci fa piacere lo stesso. Basta che non ci scorreggete. Non ci scorreggete. Mienfu, che questo qui è un. Questo è uno vecchio, perché è fu, capito? Stava per arrivare uno tsunami di Pepsi. Di Pepsi. Bene. Ok, ancora uno. Ancora uno. Bene. Dove cazzo? Eccola. Ah, sempre quando sempre vai dietro. Vabbè, questa. Sì, si spaventano. Bene, Giacinta, complimenti per il nome anche a te. Andiamo avanti. Questa sapienza. In campo Sabs. Su. Ah. In campo salta. Che cazzo era? Prego. Allora, usiamo la foglia lama, continuiamo così, diciamo. Ma sì, certo. Dovrebbe anche essere abbastanza. Sì, è abbastanza consistente. Cos'è il calcio basso? Calcio basso, nei coglioni praticamente. Infatti, non male che non ce li ha, già. Certo. O ce li ha. Tocca per terra se ce li ha. Dobbiamo controllare. Controlli lei che. Aspetta. Va bene. Bene. Quello è. Che cazzo? Cosa ha fatto? Scatto di Mirko. questo sarebbe come dire scatto di MK, ma voi sapete tanto il mio nome, c'è scritto sulla pagina, quindi sì, certo. Non è un segreto per nessuno. Cazzo, dire che tu scappiamo una figa. Cioè, dopo se volete vi scriviamo anche il suo cognome, perché il mio. Il cognome, volete sapere il cognome? Inizia per H. Finisce per Z. Finisce per Z. Hakazuz. Bene, qui Ariyama, cosa ho detto? Dopo torna e prima sgava. Adesso facciamo tipo l'alieno diamanti un altro. Lei è Monolis. Io l'ho incontrato. Lei l'ha incontrato, ma l'ho incontrato l'alieno. C'è una foto su Facebook. Su Marte? No, ho incontrato al bar. Pure gli alieni si vanno a bere un caffettino. E cosa ha detto? Cosa ha detto? Ci racconti? Ho capito un cazzo. No, davvero parlava così. Sì, c'ha la voce proprio come.
Io sono alieno, voi chi siete? Voi chi siete? Cosa fate? Non la parla, cioè non la fa accentuata, la fa proprio. Ma va come proprio nel cose davanti. Reale. Sì, sì, cioè proprio come quando pare davanti un altro, così c'è la voce. Anche i denti sono uguali. Ah, non sono finti. No, sono i suoi proprio. Come mangia? Come mangia? Con la cannuccia. Come bacia la moglie. Chissà un'altra cosa. Fai buchi. Revitalizzando. Bene, comunque. Continuiamo qua prima che degeneri la situazione. Però è simpatico. Si chiama. Aspetta, Leonardo, se non mi sbaglio. Leonardo. Spoilerizziamo tutte queste cose. Adesso ci insulterà nei commenti. Ah, sì, ci scrive. Brutto stronzo. Voi chi siete? Da dove veniate? Mi sembra che ha fatto anche una foto insieme lei. Sì, ho fatto la foto, c'è cioè, su Facebook. Vabbè, voi non la vedete perché fate i cazzi. No, vabbè. 50 euro vi faccio vedere la foto. Lo chiamo e lo faccio fare con lui. Con lui nudo. È bello. Ecco la grande Ornella è pronta a entrare in azione. Okay. Non era proprio così, comunque. Diciamo che. Non ha detto quello? No. Cosa cazzo ha detto? Eccomi. Apri. Scherzo. Lo so che sei un allenatore da non sottovalutare. Iniziamo senza indugi. Così proprio, a crudo. Vabbè. Vabbè, noi ci stiamo. Ornella la. Cazzo, come fa? Bidella? Ormai. Per la solita di Ornella la bidella. Ornella la bidella manda in campo Mien Fu. Ai tempi suoi. Okay. Mien sarà. Invece noi vediamo Metang. Ah, però lei li ha revitalizzati, ma non ha usato le pozioni, non le vedo. Complimenti, proprio le strategie qui. Vabbè, ma siamo a un livello eccessivo. Proprio. Non avevo pozioni, quindi. Certo. Ci ha ucciso, di la verità. Di la verità che ci ha ucciso. Di la verità che la uccidi te con questo colpo micidiale. Wow! Shottata all'improvviso. Che cazzo gli ha fatto? Cozzata Zen. Ah, certo. Zucca da Ten. Beh, le tette. Tu, cosa? Beh, comunque siamo a livello 33 e. Aulucia. 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 Che cazzo comanda? Famoso. Ah, lui, ma. Famoso uccello lottatore. Uccello del diavolo. Basta, sta attacco di merda. Non sopporto. È molto potente questo attacco. No, non è potente, mi sta proprio sul cucco lui. Quasi morto, però attenzione. No, mi sa che ci uccide lui adesso. Eh sì, perché lui è più veloce, noi siamo lenti come. Ah, pure. Allora ti piace vincere facile. La mucca nera è mia e la bianca pure. Premo. No, sì. Io speravo. Proviamo con un inseguimento. Magari è veloce. Andiamo. Direi di no. Ah, basta. Va bene. Se continuiamo così, allora. Vabbè, sprecare tutte per lui che poi buttiamo Ardabrio. Sprecare tutte le pozioni per lui. Vabbè, adesso. Bene. Ci sta schianta e ci uccide. No, non siamo morti. Siamo morti, sì. Ci sono ottimista proprio. Profumo della vita, certo. E poi ti caga l'uccello sulla spalla. Sai che profumo. Bene, comunque adesso mettiamo Snorlax. Pikachu. No, Pikachu. Mettiamo lui che almeno. Credo che mi ascolta sempre. Lei. Bene. Perché almeno è anche di tipo volante. Ha ragione, Quindi dovrei. Lo sciottammo una volta. Ci sciolto lui, vuoi vedere? Infatti. Cioè, io sono ottimista. Vedi, pica in chiula. Che cazzo, non puoi creparci così, sei stato il fedele compagno di una vita di merda. Bene, comunque adesso c'è il mitico. Il mitico Snorlax. Lui usa schianto, ma anche noi siamo di tipo normale, se abbiamo una bella resistenza. Poi abbiamo 2000 di vita. Esatto, appunto per quello. Punti salute. E quindi ci lascia il nostro Alucia. Ciao Alucia. Poi tanto siamo a 23 minuti. Ma sì, c'è tempo, c'è fino ai 50. Fino ai 50. Secondo. 50 ore. Beh, vabbè. Bastardo. Noi usiamo rotto la mente. Pensavo però, che sia forte? No, sì, appunto. Bene, comunque adesso cresci pure. Bene, siamo morti. No, siamo morti. Riusciamo a fargli un altro rotolamento. Speriamo. E dovremmo. Non dovremmo. Non so. È un peccato. Lui usa ancora cresci pure. Ci manda a casa Oscar. A casa Oscar, cioè. Bene, allora adesso chi cazzo mettiamo? Allora, io direi di mettere Ciao. Ri.
Charizard. Se lei non si spiega. Charizard. Allora, mettiamo Charizard quindi con un bel attacco d'ala. Attacco d'ala, sì, ci sta, perché... Ci sta? Dobbiamo anche metterlo prima. Ok. Certo. Bene, comunque adesso abbiamo battuto finalmente Ornella. Saputella? Saputella, cambiamo, giusto? Ornella ha perso il cavolesto di Yandaropoli, sconfitta dalla lotta. Nella lotta. Nella lotta, certo. Dovrò ora dimettermi. Ah, scherzo, ma vaffanculo, tieni questa è per che te. Che simpatica, eh. Oh, bene. Guarda. Due culi, no. Sembrava un bastoncino se non guardavi il rosso. Vabbè. Fino a livello 50 ti ho beccato. Lo sciottammo. Cos'è che è caduto nel frattempo? A casa. Ah, bene. Quindi adesso registriamo di fuori. Allora, ci vediamo sulla torre maestra con Lucario. Bene, allora, quindi andiamo sulla torre maestra. Qui siamo a 25 minuti, cosa dice? Arriviamo a 30? Ma io andrei anche tipo fuori dalla palestra e saluterei. Ah, ok, lei intanto vado a curare. Così. E noi salutiamo. E salutiamo, dai. Bene. Bene, quindi questo video finisce qui, vi ringraziamo per gentile visualizzazione. Vi ringraziamo per il mi piace che state mettendo in tutta questa serie, anche spero anche in questo. Quindi vi ringraziamo per il mi piace, lasciate un commento, condividete se potete. Che noi tanto noi siamo crescere. Felici. Dobbiamo siamo crescere. Felici. Bene, quindi un saluto da MR e MK. To be continued.